Ciao. Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Hacker5. Benvenuti in questo nuovo tutorial di come installare e aggiornare la modifica della PSP da 5.50 a 6.60 Probi 9. Io ve lo consiglio vivamente. Si può fare anche con le altre modifiche. Quindi se avete per caso 6.29, 6. Così si può fare lo stesso, basta che avete una PSP che è a 2000 sempre e non è una delle ultime, tipo 3000, queste cose così. Ok, adesso si deve fare così. Premiamo Select. Andiamo su USB Device. Da Memory Stick dobbiamo mettere Flash 0. Premete di nuovo Select. E voilà. Aspettate che adesso vado sul computer e vi farò vedere come fare. Ok, ci siamo. Dopo aver fatto questa cosa sulla PSP, cioè di modificare schiacciando Select USB Device da Memory Stick a Flash 0, dobbiamo fare così. Allora, innanzitutto colleghiamo la PSP al computer con il cavetto USB. Se non ce l'avete, basta prendere la Memory Stick e collegarla al computer. Ok, colleghiamo. Ok, apriamo la cartella e ci saranno questi file, non i file soliti come ISO, game, perché abbiamo cambiato quella cosa lì. Dopo la rimetteremo, non vi preoccupate. Allora, andiamo su VSH, etc e version. Lo apriamo. Ok, qua ci sono delle scritte che ci servono, che dobbiamo cambiare piuttosto. Allora, vedete questo file 660? Dobbiamo cambiarlo con 550. Lo cambiamo. 5.50 e siamo a posto. Allora, abbiamo fatto questa cosa perché se noi mettevamo direttamente il file per modificare la PSP non funzionava, perché ci diceva che avevamo già la versione 6.60. Quindi noi cambiamo questi file, cioè queste scritte, da 6.60 a 5.50. Chiudiamo e salviamo. Io faccio non salvare perché l'ho già fatta, vi faccio solo vedere come si fa. Ok, e possiamo scollegare la PSP dal computer. Aspettate. Ok, scollegata. Ecco, vedete questi file? Ve li metterò sotto il video, dovrete scaricarli per la modifica. Allora, andiamo su firmware, anzi no, facciamo prima così, facciamo nuovo cartella e scrivete update grande. Sì, ho sbagliato. Update. Ok, lo apriamo. Apriamo questa qua. Firmware PSP, Firmware 660 PSP. Non modifica PSP 660 Probi 9. Questo qua. Lo apriamo. Andiamo dentro la cartella. E prendiamo l'Ebot BBP. Lo spostiamo nella cartella Update. Ok. Andiamo a vedere se l'ha messo. Sì, l'ha messo. Chiudiamo il FineWirrar. E lo mettiamo da parte. Non ci serve più. Allora. Adesso devo vedere solo se ho sbagliato a scriverlo. Ok, update. Update. Sono un deficiente. Allora, dai, ok. Update. Così, scusate per la mia deficienza. Ok, update in questo modo. Ok, adesso dobbiamo estrarre su modifica PSP 660 Probi 9
queste due cartelle. Apriamo questa cartella, queste due. Le spostiamo sul desktop e siamo a posto. Ok. Adesso possiamo anche eliminare questi due file, tanto non ci servono più. Facciamo, sì, eliminiamo, va. Chiudiamo tutto. Ok. Ricolleghiamo la PSP al computer. Aspettiamo. Ok. Vi farà vedere sempre queste cose, di cui noi non ci serve. Quindi adesso andiamo sulla PSP. Ok. Ok, ci siamo. Abbiamo quasi finito. Dopo aver fatto tutto il procedimento nel computer, adesso dobbiamo cliccare Select. Ok, dopo aver cliccato Select, riandiamo su USB Davis da Flash 0, che adesso non si vede, una cippa, perché la videocamera non mette a fuoco. Ok, Flash 0, come vedete qua. La mettiamo a Memory stick in questo modo. Ok, memory stick. Riclicchiamo select. Voilà. Adesso possiamo andare sul computer. Ci risiamo. Ok, adesso dopo aver fatto sulla PSP, aver ricambiato da flash 0 a memory stick, ricolleghiamo la PSP al computer. Aspettiamo. Ok, apriamo la cartella e ci saranno di nuovo questi file. I file normali, quelli che usiamo sempre per mettere i giochi tipo qua. Ok. Adesso dobbiamo andare, seguitemi bene, dobbiamo andare su PSP, Game, e qua ci incolliamo tutti i file. Vedete, io ce li ho già, Probe Date e Fast Recovery, ce li ho già. Li incollate tutti e tre, qua, e metto soltanto Update io, perché tanto ce l'ho già. Ok, dopo aver messo Update, Pro Update e Fast Recovery, questi tre file, chiudiamo e stacchiamo la PSP dal computer. Ok, andiamo sulla PSP. E rieccoci. Ok, adesso dobbiamo fare così. Allora, andiamo su Memory Stick, non su video, non su musica, su Memory Stick dove ci sono tutti i giochi. E facciamo X. Ok. E ci troveremo queste cose. Allora, ci troveremo Fast Recovery, Pro Fast Recovery. Questo qua, 660 Pro B Fast Recovery. Poi ci troveremo questo P Pro Update e ci troveremo aggiornamento della PSP Ver.660, che è questo qui l'aggiornamento che noi non dobbiamo fare ancora. Andiamo su Fast Recovery. No, stavo scherzando, andiamo su Pro Update. Clicchiamo. Aspettiamo che ci metterà un po'. Sta modifica è molto utile. Ah, ho fatto. È anche più veloce. Allora, per i giochi intendo. Ok. Vi verranno queste scritte che adesso non si vedono. Aspetta, ok. Vi verranno queste scritte. Io adesso schiaccio R. Perché esco, l'ho già fatto, ma voi dovrete cliccare due volte X, o se no ve lo dovrà fare anche più volte, ve lo farà fare anche più volte. Quindi cliccate X, sempre X, poi uscirà automaticamente da solo. Adesso andiamo su Memory Stick di nuovo e facciamo aggiornamento della PSP versione 6.60. Ok, a me dirà. Come vedete, la versione del software è 660. Vedete, io ho già la 660, che adesso vi faccio pure vedere. Ok, impostazione del sistema.
Ecco, versione C60 per OB9. Ok. No, voi dovrete cliccarci sopra e fate tutta la procedura. Quindi fate X, leggete, XXX. Ah, mi raccomando, dovete leggere innanzitutto e avere tutta la batteria carica. Tanto ve lo dirà voi se la batteria è abbastanza carica o no. Entrate e fate l'aggiornamento. Fatto questo, vi rientrerete in questa schermata. Questa schermata ormai della PSP, però con alcune cose tipo questo, Digital Comics Extra, ci saranno molte più cose. E spegnete la PSP e riaccendetela. Dopo aver fatto questo, andiamo su di nuovo Memory Stick e fate per vedere tutti i vostri giochi. Allora, innanzitutto questo qua, aggiornamento della PSP versione 660, lo cancellate. Facciamo elimino. Ok, visto, se l'aggiornamento è stato già fatto, dovete eliminarlo. Gli altri due file non li eliminate assolutamente, se no non vi funziona più la modifica. Ok, dobbiamo andare su C60 Pro B Fast Recovery per vedere tutti i giochi. Cliccate X. Io l'ho già fatto prima. Ok, aspettiamo, aspettiamo. Allora, come vedete, ritorna automaticamente la schermata principale senza fare niente, vedete? Come se il gioco fu non funzionasse, però funziona. E dopo aver fatto questo, vi ritroverete tutti i vostri giochi. Nel caso vi si togliesse la batteria della PSP, in qualunque caso, che ne so, vi cade e si toglie la batteria, i vostri giochi non ci saranno più. Ma non vi preoccupate, li dovete fare 660 Pro B Fast Recovery e ci saranno tutti i vostri giochi, tutti quanti. E voilà, andate innanzitutto a vedere su dove se su informazioni del sistema se ha fatto la modifica, quindi 660 Pro B9, andate a vedere. E siete a posto. E tutti i giochi nuovi vi funzioneranno. Vi faccio vedere un gioco così per fare qualcosa e siamo a posto. E la modifica è fatta. Potete metterci tutti i giochi che volete e su ISO, naturalmente. ISO, CSO, tutti i formati che prende la PSP. Non contate il mio errore della PSP, cioè questo qua non funziona molto bene, va sempre verso sinistra. Vedete, va da solo, io non faccio niente. E io mi innervosisco veramente tanto, quasi da spaccarla. Ok, modalità storia. Questo gioco a me piace molto perché è di avventura e azione. Diciamo più azione che avventura, però vedete, fa tutto da solo se si sposta nella mappa. Allora, facciamo la prima missione, chi se ne frega. Ok, aspettiamo. Poi, se volete, vi metto pure un sito dove scaricare i giochi della PSP con torrent. Oppure, non lo so, basta che scrivete su Google download. Vedete, va da solo. Comunque dicevo, basta che mettete download games PSP. Dai, muori. Vabbè, comunque, questo qui è la PSP. L'ultima modifica. Ci vediamo, commentate, mettete mi piace e ciao a tutti.